Adesso parliamo del frigorifero montato sulle Caravan Hobby. Il frigorifero è trivalente, qui abbiamo il selettore in questa posizione spento, primo scatto funzione 220, secondo scatto funzione a 12 volt quando la Caravan è collegata alla macchina in viaggio, terzo scatto sulla fiamma funzione a gas. Adesso vediamo come accendere il frigo a gas. Selezioniamo il selettore sulla fiamma. Dopodiché premiamo questo pulsante che è il pH elettrico, questa manopola che apre il gas e potete notare la lancetta che dal campo bianco si è spostata in campo verde. Così il frigo è acceso a gas. Possiamo aumentare o diminuire la temperatura con questa manopola tramite il termostato dal minimo al massimo o viceversa. Ricordiamo inoltre che il termostato funziona per tutte e tre le fonti, sia 220, 12 volt gas è sempre lo stesso. Qui abbiamo la cella freezer con temperature esterne molto elevate. Vi consigliamo di rimuovere questa mensola con le apposite levette che trovate sotto per avere la possibilità che il freddo si diffonda su tutto il frigorifero. Così avremo due piastre refrigeranti in un unico volume che aiuteranno ad abbassare ulteriormente la temperatura del frigo. Le istruzioni corrette di smontaggio della porta del freezer le trovate qua su questa etichetta. Sul fondo del frigorifero avrete questa etichetta dove potrete rilevare il numero seriale del modello del frigo. Questo vi servirà sempre nel caso dobbiate ordinare un qualsiasi ricambio. Quando lasciamo la Caravan in rimessaggio dobbiamo lasciare la porta leggermente aperta tramite un blocco che troviamo sulla serratura per permettere un buon giro d'aria ed evitare del formarsi di muffe. Per far uscire il blocco basta spingere leggermente questa leva e spingere in fuori. In questo modo la porta rimane leggermente socchiusa per una migliore areazione. Qui abbiamo le griglie di areazione del frigorifero. Periodicamente è buon consiglio rimuovere la griglia in questo modo. Una volta tolta la griglia verifichiamo che il vano sia bello pulito, accendiamo il frigo a gas e controlliamo che la fiamma sia di un bel colore azzurro. Se notiamo che la fiamma è di un colore giallo, dobbiamo recarci in un service per effettuare la pulizia.